pensato, pur essendo un piccolo comune, di programmare, progettare interventi di questo tipo, utilizzare in maniera appropriata i fondi europei che mettiamo a disposizione come regione e di fare un intervento fondamentale come questo del miglioramento sismico della scuola. La Regione Umbria ha voluto proprio costruire dei programmi dedicati agli interventi per la messa in sicurezza delle scuole di tutta la Regione. Stiamo sostenendo i comuni e le province nella realizzazione di questi interventi che sono anche fondamentali per la sicurezza dei bambini e dei ragazzi che frequentano le nostre scuole. E poi è stata anche l'occasione dell'inaugurazione di questo intervento nel sottosuolo di Castel di Scardo con il pozzo, con il restauro, che anche questo è finanziato con i fondi europei destinati dalla Regione ai beni ambientali e culturali, e che è un modo anche per arricchire la parte più turistica e culturale, rivolgendosi quindi non solo alla cittadinanza ma anche ai visitatori, e qui in modo particolare Castel di Scardo con il museo, con il recupero delle fornaci. Negli anni è stato un comune molto che ha saputo sapientemente e intelligentemente usare i fondi della programmazione regionale. Quindi partecipo con molta soddisfazione, anche perché siamo al termine del settennio 2007-2013 dell'utilizzo dei fondi europei, e questi interventi dimostrano anche la capacità dell'Umbria di fare squadra tra i diversi livelli istituzionali, regione e comuni, nell'interesse delle comunità locali.